Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Allora, dato il video precedente in cui parlavo della mononucleosi, c'è stato qualcuno che vuole sapere da me perché dice io l'ho avuta ma non so il periodo di incubazione, eccetera, eccetera. Vuole sapere da me più o meno il periodo di convalescenza. Allora, per chi non lo sapesse, la mononucleosi è una malattia infettiva e si raccoglie tramite la saliva, quindi il paziente malato di mononucleosi tecnicamente potrebbe anche stare a contatto con le persone. L'importante è che non ci siano baci, che non si beva nello stesso bicchiere o nella stessa bottiglia e cose così. Però per una maggiore sicurezza, perché magari noi non ce ne accorgiamo, però potremmo anche, che ne so, sputare mentre parliamo, è opportuno indossare una mascherina se si vuole stare in contatto con altre persone. Adesso torniamo al punto di partenza. Il periodo di incubazione dura circa 45 giorni e in quei 45 giorni il paziente deve stare isolato. Infatti io sono dovuta rimanere a casa per tutto quel periodo, non potevo vedere nessuno praticamente, proprio perché c'era il rischio di contagio. Passati quei 45 giorni il paziente può ricominciare ad uscire, andare a scuola se è un alunno di qualche scuola o andare a lavorare, se è una persona adulta, comunque riprendersi in mano la sua vita perché non è più contagioso. A volte l'ignoranza di certe persone, perché magari uno non conosce la mononucleosi, dice oddio, malattia infettiva, e le persone si spaventano, pure io mi spaventerei, pensano che una persona che ha avuto la mononucleosi, possono arrivare a pensare, non è detto, significa che sei come un appestato, ma invece non è così, perché passato quel periodo proprio no, non esiste proprio che si possa raccogliere. Io ad esempio, passato quel periodo di incubazione, ho ricominciato a frequentare il corso di pittura, sono andata in giro, ma non c'è stato mai nessuno che si è ammalato di mononucleosi. Quindi, alla fine, diciamo che sono tutte cose che qualcuno potrebbe arrivare a pensare, magari per ignoranza più che altro. Poi c'è da dire che questa cosa comunque tenete presente che io non sono un medico. Io parlo anche per esperienza personale, ma non sono affatto un medico. Quindi se avete contratto la mononucleosi, quello che dovete fare è contattare il vostro medico di famiglia, ma comunque sarà lui a dirvi adesso è il momento di tornare in società o meno, perché alla fine ogni persona è a sé. Ci sono pure quelle persone che ad esempio devono rimanere chiuse per una settimana, altre che addirittura 2 mesi. Dipende dal tipo di mononucleosi, da come agisce il vostro corpo, cioè tendo gli anticorpi, vedere cosa fanno per eliminare questa infezione, chiamiamola così. Poi, cosa più importante, per la mononucleosi purtroppo non c'è cura, l'unica cura è il riposo. Quindi se avete la mononucleosi, state a casa il più possibile a riposare. Ovvio che a casa ci dovete comunque stare per questione, per non
contagiare altre persone, ovvio, però dico riposate. Non so se questa cosa ve l'avevo detto anche nel video precedente, però nel caso ve lo ripeto qua. Bene, ragazzi, per oggi è tutto. Se avete qualche altra domanda da farmi, io sono sempre qui e cercherò di rispondervi anche attraverso i video, quindi arrivederci ragazzi e alla prossima.